Buongiorno, allora stamattina sveglia super presto perché dobbiamo andare a comprare due cose stasera, perché quando torno da fuori con mamma praticamente poi mangiamo la pizza qui a casa nostra, quindi Marco deve impastare, deve iniziare a fare appunto l'impasto, impastarlo, e poi stasera facciamo la pizza con mia mamma, penso anche mio babbo, non lo so, ora vediamo un po'. Comunque adesso stiamo andando a comprare queste cose, il lievito e altre due cose, insomma. Ora mi devo fermare anche a fare benzina perché non ne ho. Allora, siamo appena tornati a casa, Marco si è già messo a fare la pasta per la pizza di stasera, io nel frattempo ho aperto la finestra di camera per fare cambiare un po' d'aria, posso poter fare il letto e poi mi do una truccatina, una sistematina. Andiamo anche a sistemare praticamente tutte le scarpe dell'armadio, cioè nel senso, vi faccio vedere la situazione scarpe dell'armadio è questa, c'è ancora il cartellino. La situazione scarpe praticamente è questa, e poi ci sono anche scatole di altre scarpe. Questa è la situazione scarpe. Infatti dovrò sistemarle, cioè nel senso devo togliere quelle estive, metterle giù in cantina, tanto è inutile che le tengo su. Poi appunto dopo vado a mia mamma a sentire per la macchina nuova, comunque poi vediamo se riesco a prenderla o meno. Poi settimana prossima, che vi volevo dire, anzi settimana prossima andrò a prendere il canino forse. Ora devo un po' decidere perché venerdì 15 operano Marco, di fare una seconda operazione, quindi non si sa quando lo rimanderanno a casa. E poi se io dovessi andare tipo domenica, come già avevo detto anche alla signora che vado a prendilo, però comunque avrei qualche problemino poi per quando sono a casa, perché sono da sola e comunque io faccio dalle 7 a mezzanotte domenica, quindi ho un po' di problemi per portarmelo, per stare con lui. Comunque adesso vediamo un attimo come organizzarsi, tanto durante la settimana non c'è problema perché tanto c'è Marco, quindi comunque adesso vediamo. E niente, quello praticamente, quello che avevamo scelto noi non si può più prendere perché comunque ha un piccolo problemino al cuore e noi abbiamo preferito non prenderlo, perché comunque io sono parecchio emotiva, ma anche un po' Marco, e francamente poi siccome c'è questa cosa magari poi si risolve anche tutto. Però se poi magari invece non si dovesse risolvere, noi siamo tanto affezionati, allora poi va a finire che lui poverino, stanno facendo, non ci sarà più e noi ci soffriremo tanto, e quindi abbiamo preferito cambiare, quindi prendiamo il suo fratellino. E abbiamo già comprato praticamente tutto, e poi quando sarà il momento vi faccio vedere. Un po' manca soltanto collare e guinzaglio, poi siamo a posto. Io nel frattempo devo svuotare anche il ciotolino questo della lente di Marco, e poi appunto mi sistemo un po' perché come vedete sono non posso mettere. Allora, scusate se sono in bagno, ma devo portargli quel posto perché è pieno. Anzi, poi abbiamo messo, non so se vi ricordate, il mobilino questo qui. Praticamente era di là, adesso invece in camerino, poi devo tirare tutte queste cose. Questo ve l'avevo già fatto vedere dopo la lavatrice, questo sì ve l'avevo già fatto vedere, era venuto mio fratello a portarcelo, non mi ricordo, qualche giorno fa. Comunque questo è sicuramente come il tavolino che c'è di là, solo questo è più alto ed è più stretto, mentre questo inizia quello basso e quello largo. Adesso sono tanti alberi, un po' aspetta che si magari non si sta sbagliando. Comunque ci vediamo dopo, tanto era devo aiutare Marco, quindi ci vediamo. Voilà, sto andando al lavoro, non ho particolarmente voglia, beh ormai
non ve lo so dire più, perché tanto ormai ve lo dico praticamente tutti i santi giorni, però vabbè. Comunque, non c'è nessuno. E niente, si va lavoro, poi dopo appunto, come vi dicevo, vado con mia mamma. Mi sono anche dimenticata di raccontarvi cosa mi è successo l'altra mattina, sì. Cioè, non a me personalmente, però diciamo che c'ero io lì. Allora, praticamente stavo andando al lavoro. Nel frattempo accendo la macchina perché così c'è un po' d'aria calda. E non le stavo dicendo. E praticamente stavo scendendo una macchina da un'abitazione, presumo. Ho fatto pioveva anche, tra l'altro, quindi ho fatto per superare, però poi ho visto che stava accelerando, quindi io ho rallentato, tanto era inutile. Scusatemi. Al punto che praticamente questa macchina ha cominciato a sbandare, nel senso gli è andato via il di dietro della macchina, le gomme, cioè le ruote davanti praticamente le ha messe di traverso, ha cominciato un po' a sbandare e si è fermata per fortuna fuori dalla strada, quindi teoricamente non è successo niente, però si può dire che io mi sono letteralmente impaurita, perché comunque insomma non è che sia stato dei migliori vedere una scena del genere, però comunque sia. Ah, mi sono spaventata un po', sì. Comunque, ci vediamo dopo. Allora, sono già tornata già da tempo, abbiamo già cenato, sono venuti anche i miei genitori a cena. Poi vi voglio far vedere anche queste qui che ho aggiunto. Allora, io mi sono già preparata per la notte, adesso mi lavo i denti, mi sciolgo i capelli. Nel frattempo ho già acceso la TV. E mi sto guardando questo, scusate per la mano, questo film qui. Non ho più parlato di come si chiama, comunque. Allora, oggi appunto, come vi dicevo, sono stata a sentire per la macchina. E martedì devo chiamare la finanziaria per sentire quanto mi rimane per estinguere il finanziamento anticipato. Comunque la macchina mi costerebbe 19.000 euro. Adesso devo convincere solo mio babbo a venire con me dal concessionario, appunto, per firmare i fogli, insomma vediamo un po' se comunque cambiarlo o meno. Comunque adesso vediamo un attimo. Sono stanca, stasera sono stanca. Domani faccio solo 3 ore, meno male. Comunque, in questo periodo mi sento abbastanza strana, nel senso che ho come una strana sensazione che capiterà qualche cosa di bellissimo nella mia vita, o meglio, nell'ambito lavorativo, ecco. Secondo me capiterà qualcosa di bello. Comunque adesso vediamo. Poi che vi volevo dire? Ah sì, poi faremo qualche lavoretto in casa, nel senso che cioè non so se vi ricordate nell'home tour che vi avevo fatto la parte della cucina, cioè avevamo accanto al frigorifero, c'era la parte bianca accanto, praticamente io la vorrei buttare giù e far poi tutta cucina. Quando si farà cambiare la cucina, probabilmente la cucina non sarà più lì dove è, ma si sposta sull'altro lato. Comunque tanto poi sì, la cambieremo, ve la farò vedere insomma. Poi che dire, il canino, allora quello che dicevano che aveva una malformazione al cuore, non ha niente, è sanissimo, tutto a posto, però ancora non so quando andremo a prenderlo. Abbiamo già scelto il nome e lo chiameremo Zach. Poi che dire, poi niente, io vi saluto.
vi mando un bacione e buonanotte, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!